Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, oggi sabato 19 gennaio 2019 abbiamo la nostra consueta rassegna stampa, andremo a prendere a leggere tutte le prime pagine, iniziamo con i quotidiani regionali per poi passare ai quotidiani nazionali e alle pagine sportive sempre dei quotidiani nazionali. Vogliamo pertanto subito iniziare con la lettura della prima pagina del centro di Pescara. Titolo di apertura e anche foto di apertura, Rigopiano, dolore e denuncia, fiaccolata, messa in lacrime a 2 anni dalla tragedia dell'hotel con 29 vite spezzate. Diventa un simbolo la corona con l'ora 11:38 della telefonata di aiuto ignorata. Infatti qui vediamo Francesco D'Angelo nella foto che depone la corona dedicata al fratello Gabriele con l'orario della telefonata che quest'ultimo ha cercato di chiedere aiuto. Negli articoli di spalla vediamo dolore e rabbia non si placano, ora diteci la verità. I familiari dopo la sciagura sono ancora arrabbiati perché non si placano, perché vogliono avere la verità su quello che, sulle colpe, su quello che è realmente successo. Salvini e Di Maio, sì ai 10 milioni, sarà fatta giustizia, sempre in merito alle vittime di Rigopiano. Nel taglio basso vediamo la scoperta di un'infermiera assenteista, l'ospedale di Pescara, doveva lavorare in ospedale, invece andava in piscina ed è stata sospesa per 6 mesi. Inoltre, sempre a Pescara, dopo i raid vandalici, Movida Sicura in via Piave, arrivano le telecamere. E a Civitella, soccorsi con l'elicottero, cede il ghiaccio sul Voltigno, escursionisti nel burrone. E nei box di destra, sempre sul comune di Pescara, la Tari, negozianti contro i rincari, infine l'esame di maturità 2019, doppio scritto per gli esami che si svolgeranno. E sempre anche sulla provincia di Chieti si parla di Rigopiano e nel taglio basso invece truffa banche e ditte, 29 imputati. A Chieti sotto accusa la creazione di imprese fantasma per non pagare i fornitori. A Chieti viadotto a rischio, in consiglio in aula la frana della collina. A Cupello le tocca il sedere, quarantenne di Vasto finisce a processo. E a Lanciano, Central Park, rispondono in 191. Vogliamo adesso spostarci sul quotidiano della provincia di Teramo. Abbiamo visto tutte e quattro le province aprono con il titolo di apertura e la foto di apertura su Rigopiano, ma nel taglio basso vediamo Di Matteo resta fuori dalla Lega Pro, il nuovo socio del Teramo interdetto dal calcio di Serie C per le frasi sulla Camorra. E ospedale Mazzini ha un rene rotto ma non c'è nessuno che la possa operare. Corropoli non trovano niente da rubare, ladri devastano una villetta. Inoltre sul Ruzzo la Presidente ci dice garantisco che l'acqua è sicura. Vediamo sulla provincia dell'Aquila, appalti e tangenti in 24 a processo. Nella Marsica accuse per ex amministratori dei comuni, prescrizione per 7 imputati. Sempre all'Aquila, via Corrado IV, ragazza 13enne investita sulle strisce pedonali. E manager Thales Alegna, Confindustria, Podda nominato presidente. All'Aquila il comitato sul sisma museo per le vittime. Vogliamo passare adesso al quotidiano Il Messaggero della Regione Abruzzo. Sospesa infermiera assenteista a Pescara, timbrava il cartellino e lasciava l'ospedale. Sotto inchiesta per truffa e falso, le uscite documentate dalle telecamere, scatta il divieto di lavorare fino a giugno. Anche su Il Messaggero vediamo la foto di copertina in merito a Rigopiano,
prima ammissione di colpa, mentre Rigopiano si commemorano alla presenza di Salvini e Di Maio, 2 anni dalla valanga che distrusse l'hotel, emerge una clamorosa novità. Un funzionario avrebbe ammesso colpe nella gestione dei soccorsi. L'amico di Alex non so nulla dell'omicidio, del delitto Neri, Junior Insolia, dal giudice nega ogni coinvolgimento della vicenda. A San Salvo banditi armati rapinano il bar pieno di clienti. Vogliamo vedere adesso La Città, quotidiano della provincia di Teramo. Altri guai in arrivo per gli sfollati. Il sindaco di Teramo preoccupato dalla nuova ordinanza che complica anziché semplificare. Anche qui nel centro pagina vediamo Salvini e Di Maio, doppia passerella Rigopiano per Di Maio e Salvini, e inoltre nel centro pagina la faida interna al PD va avanti nonostante le regionali. Minosse ha silurato Fieni. La replica dell'ANAS, alberi tagliati per questioni di sicurezza, in merito al comune di Martinsicuro che non voleva il taglio delle piante. Già da diverso tempo si parlava di questa petizione. Inoltre, Teramo Calcio, caso Di Matteo, il presidente Campitelli convocato dal comitato etico della Lega. Terminate le prime pagine dei quotidiani regionali, ci vogliamo adesso spostare alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo subito con il Corriere della Sera. Il sondaggio sul voto, crollano i 5 Stelle, la Lega sfiora il 36%, salgono gli indecisi. In merito ai sondaggi che sono stati fatti in questo periodo. Inoltre, sempre al centropagina, Banca Italia, ora è recessione. I conti, chiude in negativo anche l'ultimo trimestre 2018, Bonomi sbloccare subito i cantieri. Stime di crescita del PIL tagliata allo 0,6%. Di Maio dice proiezioni apocalittiche. Nel centropagina vediamo sul Corriere della Sera una foto di una ricercatrice. Alle Hawaii è il più grande al mondo, misura oltre 6 metri. Vediamo uno squalo bianco che la ricercatrice Ramsey di 32 anni nota alle Hawaii a fianco a questo squalo. Dice nuotare senza paura con lo squalo gigante. Nel taglio basso, visto che si parlava di maturità, latino-greco, prova mista alla maturità, novità per il secondo scritto, matematica, fisica, lo scientifico e 3 buste per l'orale. Passiamo al quotidiano La Repubblica, titolo di apertura, Banca Italia, siamo in recessione, ira di Di Maio, sbaglia sempre, Via Nazionale abbassa le stime di crescita, Merkel a Mattarella, bene la pacatezza di Conte. Vediamo nel taglio basso del quotidiano La Repubblica, maturità greco-latino, matematica fisica, la maturità diventa di coppia. I medici rubati da Palermo da Parigi a Berlino, così si svuotano gli ospedali italiani. Il Fatto Quotidiano, anche qui titolo di apertura, la Lega ci prova col suo salvaladri, tutti condannati. Responso pesante per il capogruppo leghista al Senato, Romeo, per Bossi Junior e per Nicole Minetti. Dice l'articolo, sono 52 colpevoli al processo, spese pazze, che ieri ha visto la sentenza di primo grado. Ma gli avvocati hanno già tentato di utilizzare le norme dello spazzacorrotti e lo faranno di nuovo, dice in appello l'articolo. Prima sentenza sul rimborsopoli. I mea culpa per la distanza dal popolo, le elite si pentono, da Juncker a Barrico abbiamo sbagliato, dicono qui gli economisti. Inoltre nel taglio del centro pagina, il prof Tridico, il reddito serve anche ad arginare la recessione, il braccio destro di Di Maio e il professor Tridico
fosche previsioni di Banca Italia sul 2019, il PIL più 0,6%. L'economia rallenta, secondo Banca Italia, la crescita che quest'anno sarà la metà di quella prevista dal governo. I disabili protestano, parametri penalizzati. Inoltre, sul caso Battisti, quel video è un errore, buona fede, rivogliamo tutti i latitanti, incluso l'ex Senar Spadavecchia. Nel box in basso, pedofilia nel mondo, terrore Vaticano, dossier dagli USA contro i cardinali. Il Messaggero, questa volta il quotidiano nazionale, anche qui articolo di Banca Italia, vede la recessione, via nazionale, male la seconda metà del 2018 e abbassa le previsioni del PIL dall'1% allo 0,6%. Di Maio, stime apocalittiche, il governo esclude manovre bis, pronti i tagli economici. Poi vediamo qui nel centropagina la foto di Salvini e Di Maio e inoltre dicono l'effetto reddito sui vincoli dell'Unione Europea, altri 12 miliardi di flessibilità sul deficit. Centropagina, l'intervista a Irene Montero, le sostituisco ma il leader è lui. Irene Montero con il suo compagno, il leader di Podemos, Pablo Iglesias. Inoltre il blitz della Grillo sul Consiglio Sanità, sfida sul Presidente. Pronta la lista del Ministro dopo la rimozione dei 30 membri. Tensione con la Lega sul vertice. Rischia maxi multa, yacht non dichiarato, De Benedetti, dice mai evaso. Ha dimenticato lo yacht dei redditi, l'ingegner Carlo De Benedetti rischia una maxi multa. Però lui dice mai evaso, ho omesso nulla sullo yacht di sua proprietà. E nel taglio basso, il furto dei record, 773 milioni di email, scoperte le dimensioni di anni di razzie informatiche. E inoltre sulla condanna di primo grado dell'ex consigliera regionale Minetti e il Bossi Junior, spese pazze, condannato Romeo, capogruppo poleghista e il gelo del Movimento 5 Stelle. Il quotidiano Il Giornale è recessione, economia a picco. Banca Italia taglia ancora le stime di crescita, investitori esteri in fuga dai nostri titoli di Stato. Nel taglio alto di sinistra, Berlusconi attacca, i fatti divideranno Salvini da Di Maio. Inoltre il centropagina, De Benedetti si dimentica di avere uno yacht di 51 metri e lo ha, secondo i giornali, non dichiarato nelle tasse. Lui dice che invece il contrario. Scontro sulla viceministro del re, Grillina pro invasione grazie ai migranti. Maturità cambia tutto, prova mista e l'orale è in una busta a sorpresa. Il mattino quotidiano nazionale, in particolare della regione Campania, Salvini nel riore dei clan, sgomberate 200 abusivi. Il vice premier da Fragola, la sfida alle bombe inizia dalle case occupate. Un fan fa il bacio a mano, polemica sui social, Sorbillo, riapro subito il locale. E vediamo poi altri articoli, nell'articolo di sinistra di Spalla, Banca Italia taglia il PIL, recessione in arrivo, crescita 2019 ridotta ancora allo 0,6%, Di Maio attacca, stime apocalittiche, no alla manovra bis, ma pronti ai tagli. Inoltre un articolo di cronaca, ho mal di pancia, rimandata a casa, muore a 30 anni. Inchiesta all'ospedale Pellegrini di Napoli, inutile la seconda corsa al pronto soccorso. Qui dice l'articolo aveva i sintomi di una sciatalgia, dolori addominali e alla schiena, prima affrontati con qualche antidolorifico e poi dopo dice rimandata a casa, ma ieri
Anna, di 36 anni, è tornata in ospedale, ricoverata in rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare. Vogliamo andare avanti, vogliamo leggere adesso il Sole 24 Ore, quotidiano economico nazionale. Banca Italia, il PIL, prodotto interno lordo, frena, rischio manovra bis fino a 7 miliardi. Conti pubblici, rivisto a ribasso da 1 a 0,6%, il PIL 2019, recessione tecnica possibile fino al 2018. Il rallentamento potrebbe spingere al rialzo il deficit a quota 2,25 a 2,4%. Boccia aprire i cantieri per scongiurare il rischio di una corruzione dei conti. Nell'articolo di spalla di destra, la compagnia aerea Air France e Delta pronta a entrare con il 40% in Alitalia. Prendono forma le ipotesi sul futuro assetto di Alitalia. Dice la novità che potrebbe segnare una svolta nelle trattative condotte dalle Ferrovie dello Stato per la ricerca di un partner industriale nel progetto per il salvataggio della compagnia. Vediamo nel taglio basso, ancora articoli di economia, la Cina più import made in USA, dazi Wall Street festeggia la pace. Pechino sarebbe disposta ad annullare il surplus commerciale entro il 2024. Inoltre arriva il superfarmaco antitumore. CAR-T, la rivoluzione, dice, alle porte anche in Italia, inizierà verso l'autunno la commercializzazione dell'immunoterapia CAR-T, il superfarmaco per la lotta ai tumori. Vogliamo adesso spostarci sul quotidiano Il Manifesto. Spese pazze, 52 condanne bipartisan, Regione Lombardia, sono arrivate 52 condanne tra ex consiglieri ed ex assessori della Regione Lombardia per le spese pazze fatte tra il 2008 e il 2012. Inoltre, in merito all'arresto di Battisti, Bonafede il video, brutta musica. Rivedendolo al Ministro della Giustizia, il video dell'arresto e traduzione in carcere di Cesare Battisti non è piaciuto poi così tanto. Inoltre, nel centro pagina, vediamo, sempre si parla di economia, la recessione è già realtà e lo certifica la Banca d'Italia, che taglia le stime di crescita. Nel 2019 sarà dello 0,6%, 0,4% in meno delle previsioni, numeri che non preoccupano il governo giallo-bruno. Per Di Maio si tratta di stime apocalittiche che si riveleranno infondate. E nel taglio basso, vediamo nei box, manifesto di Calenda, Marenzi ci resta male, sempre in merito al Partito Democratico. Ad Empoli, fermato dalla polizia, muore in manette, un malore fatale mentre era a terra ammanettato e con i piedi bloccati da un cordino di plastica, ufficialmente a causa di uno stato di alterazione psicofisica. Una tragedia che ricorda per alcuni aspetti quella di Riccardo Magherini. Quotidiano Il Tempo, titolo di apertura, un golpe per buttare giù il Papa, veleni in Vaticano, il Cardinal Casper accusa, vogliono arrivare a un conclave bis, si trama per trasformare il vertice sulla pedofilia di febbraio in processo a Bergoglio. Inoltre, nel taglio centrale, proposta giallo-verde per avere auto blu più potenti, via il tetto alla cilindrata, ma è per non inquinare. Inoltre, nei box di destra, Boschi impallinata dai musicisti, povera Maria Elena ormai inciampa pure sullo stato sociale. Nel taglio basso vediamo Rimborsopoli, condannati Minetti e Bossi Junior.
letto il quotidiano Il Tempo, vogliamo spostarci sul quotidiano La Stampa. Il verdetto di Banca Italia, siamo in recessione. Di Maio, sbagliate sempre. Conte, il primo ministro, con la nostra manovra e le riforme la crescita sarà sostenuta. Intervista al vice ministro Castelli, riusciremo a mantenere le previsioni. E Letta, boccia Calenda, invece la lista unitaria è il favore più grande ai partiti populisti. E nel taglio basso, taglio centrale, in tribunale la ragazzina di 17 anni potrà diventare maschio. Alessio, un tempo Alessia, festeggia con la madre Denise la sentenza che dà il via libera al cambio di sesso. Inoltre notizie di economia e infrastrutture, la pedemontana è finita, bloccata dal software, l'ira di Zaia dice ridicolo. E andando avanti con il quotidiano La Verità, De Benedetti accusato di evasione, l'ingegnere rischia una multa di 36 milioni per la Guardia di Finanza, ha omesso di dichiarare l'acquisto di uno yacht battente bandiera delle isole Cayman, un paradiso fiscale. Lui nega e minaccia querele, la barca dice è di Unicredit. Nel taglio centrale vediamo la foto di Maria Elena Boschi con Matteo Renzi, per la Boschi i poveri vivono in vacanza e Renzi li besfeggia dal motoscafo. Nel taglio basso vediamo il partito del Papa divide anche i vescovi, il progetto antileghista di Spadaro fa adepti ma trova molti distinguo perfino ai vertici della CEI. Inoltre nel box in basso vediamo l'articolo, l'AIFA conferma il più grande pasticcio sui vaccini, prezzi più che raddoppiati dopo l'obbligo, ma il ministro a riguardo tace. Qui parla l'agenzia del farmaco che scrive sul quotidiano La Verità dopo le due puntate sui prezzi di vaccini post obbligo. E inoltre l'ultimo saggio di Onfray riscopre la saggezza di Roma contro la fuffa degli intellettuali. Il secolo d'Italia, vediamo foto di copertina e titolo di apertura, niente ai migranti, stop della Germania ai migranti, marcia indietro della Merkel e anche della sinistra tedesca. Berlino dice basta e dichiara sicuri i paesi di origine, addio diritto d'asilo. Vediamo nel taglio basso, in primo piano all'interno del quotidiano si parla anche di economia che sta rallentando, la mazzata di Banca Italia rallenta l'economia italiana, che la crescita secondo Banca Italia del PIL è pari allo 0,6% quest'anno, 0,4 punti in meno rispetto a quanto valutato in precedenza. Vogliamo adesso L'Avvenire, quotidiano anche questo nazionale, aria di recessione, reddito di cittadinanza, si parte con i figli piccoli, esenzione dal lavoro. Mattarella, la UE, l'Unione Europea, non è comitato d'affari, lista anti-sovranista, Calenda, PD. Nel taglio centrale vediamo una foto di copertina, giovane sfollata venezuelana, Venezuela la fuga dalla fame, decine di migliaia di persone disperate verso l'Amazzonia brasiliana. Inoltre notizie dall'America, nuove accuse nel Russia Gate, la Camera indaga, l'ex legale Trump mi disse di mentire. Lombardia, Regione Lombardia, Rimborsopoli, 52 le condanne per ex consiglieri. Dice sono 52 le condanne al processo milanese per 57 tra ex consiglieri ed ex assessori regionali accusati di peculato e truffa.
Vogliamo adesso spostarci alle pagine sportive dei quotidiani maggiori nazionali, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tutto Sport. Titolo di apertura, stasera a San Siro, Inter-Sassuolo. Allo stadio, dice qui l'articolo, solo 11.000 bambini è un nuovo slogan. L'Inter rilancia con una campagna antidiscriminazione. E nel taglio alto, ieri vertice decisivo tra i due club nella trattativa, anche Bertolacci o Ajlovic. Piatek, c'è l'accordo, il pistolero polacco è del Milan. Martedì le firme al Genova, vanno 40 milioni di euro. Pagamento in 3 anni, attesi l'ok di Elliott e la partenza di Higuain. Inoltre le mosse anche del club bianconero. Juve Romero è prenotato a Genova, torna Sturaro. E nel taglio basso, presentata la MotoGP 2019, ricorda quella mondiale vinta da Stoner nel 2007. Inoltre, sci, discesa a Cortina, Paris lancia la sfida al Tabù Vengen. Sorpresa, Goggia rientra a Karmisch. Inoltre, speciale Serie B, Palermo shock, perde in casa con la Salernitana, Brescia cerca il meno 2. Vogliamo adesso spostarci al Corriere dello Sport. Diamo titolo di apertura. Ancelotti, la cena delle mille verità. Devo tutto, dice Carlo Ancelotti a Zidane. L'arrivo di Zizou alla Juve mi permise di uscire dai dogmi di Sacchi e Madrid mi ha cambiato. Napoli, dice, è pazzesca, non dobbiamo ancora dare il massimo, dice, mi piace. Torna il campionato, Inter Icardi prende la rincorsa, Maurito guida l'assalto al Sassuolo che nelle ultime 8 sfide ha vinto 7 volte. La prossima settimana l'incontro per il contratto. Piatek è del Milan, via libera di Preziosi, raggiunto l'accordo, al Genova 40 milioni, martedì le firme. Vediamo adesso Tutto Sport, quotidiano sportivo, in particolare torinese, li muove tutti, nel mercato si parla della Juve, Bianconeri dice sono registri del mercato. Dell'affare Higuain, Chelsea, alle operazioni con il Genova, accordo per Romero, Sturaro, rosso-blu. Inoltre, vediamo alle ore 15 con la Roma, il Torino con Cairo, chiede l'Europa. E alle 18 anche qui riporta la partita tra Inter e Sassuolo. Con quest'ultima notizia ci vogliamo fermare per un break pubblicitario. Prima vogliamo ascoltare le previsioni meteo per quest'oggi e poi subito dopo, nella seconda parte, entreremo a leggere le pagine interne dei quotidiani regionali. Ben ritrovati alla seconda parte di Mattino 6. Vogliamo subito passare alla lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali. Vogliamo subito iniziare con il centro della provincia di Pescara e si parla subito di Rico Piano, che ieri c'è stata la commemorazione della morte delle vittime, con la presenza anche dei due vice premier Salvini e Di Maio, dove dicono cambieremo le leggi, mai più tragedie così. Inoltre, i familiari, dice, è un incubo che non finisce mai. Qui vediamo le foto anche di D'Angelo, fratello di una delle vittime, e anche Salvini che sono sfilati a Rico Piano. Ma a riguardo vogliamo vedere i due servizi che sono stati preparati sull'intervista dei due vice premier, sia Salvini che Di Maio. Prego. Sono orgoglioso di aver partecipato a questo ricordo e guardiamo avanti, perché ci sono delle vedove, degli orfani, dei figli, dei padri, e quindi al di là delle parole sprecate in 2 anni noi portiamo aiuti concreti, 10 milioni di euro che certo non riportano in vita nessuno, però danno una mano ad andare avanti e poi contiamo che la giustizia si
sia veloce, efficiente, rapida e se qualcuno ha sbagliato paghi. È possibile che ci siano nuove normative a tutela, perché ci sono stati evidenziate ancora lacune? Aspettiamo che le indagini finiscano in fretta. Faccio il ministro, mi ero impegnato a trovare soldi, è uno strumento normativo per aiutare i parenti delle vittime e i feriti, e questo ho fatto. Poi spero che i giudici facciano in fretta il loro lavoro. Un momento la vediamo provato. Ma quando parli con mamma e papà, da papà, però diciamo che qualcosa di buono abbiamo fatto, dai. Vedere i luoghi della valanga, ho visto che vi ha colpito in modo particolare. Sì, perché io adoro la montagna, sono stato in tanti rifugi, in tanti alberghi, su tante piste da sci. Poi l'Abruzzo è una terra incredibile, non chiede niente, si rimbocca le maniche, parte, corre, ricostruisce, però merita esattamente la giustizia degli altri, non una riga di meno e non una lira di meno. Ministro, chiedono giustizia i parenti? La chiedo anch'io, nemmeno loro. Ripeto, nella prossima vita magari faccio il giudice, in questa faccio il ministro, e quello che mi ero impegnato a fare, fortunatamente, grazie alla collaborazione di tanti, siamo riusciti a farlo in 10 giorni. Cosa l'ha colpita di più in queste ore? Parlare, la voglia di parlare, anche in momenti difficili di mamme, di papà, di sorelle, quindi mi porto via un pezzettino di questa terra. Poi ci torno, ovviamente. Era la prima volta che ci vedevo, non sarà l'ultima. Ministro, parlare con i parenti ha preso qualcosa di nuovo rispetto a quello che sapeva già su queste tragedie? No, mi hanno permesso di entrare per qualche minuto nelle loro case, nei loro negozi, nei loro ricordi, che è prezioso. Poi, ripeto, i giudici fanno il loro mestiere. Io oggi parlavo proprio a titolo anche personale. Sì, me lo tengo per me, mi hanno dato anche dei ricordi che mi porto a casa. Ha parlato di suo papà Feniello? Sì, mi ha detto di non pagare un euro, ma ci manca uno giusto di essere multati per andare a portare i fiori al figlio. Ci manca anche che paghi un euro. Adesso, se c'è una legge sbagliata, cambieremo questa legge sbagliata. Sono Francesco D'Angelo, fratello di Gabriele. Ciao. Spero che ci sarà giustizia in questa inchiesta bis fatta dall'opposizione del mio legale. Solo questo. Questa corona l'ho fatta che rappresentano le 56 richieste di aiuto di mio fratello, e questa è la scritta delle 11:38, la chiamata che nessuno ha dichiarato dai primi interrogatori. Solo questo. Dobbiamo fare giustizia, lo Stato lo deve fare e lo dobbiamo fare, sì. Anche perché è veramente assurdo quello che è successo intorno a questa tragedia, anche quello che stiamo vedendo negli ultimi giorni. Sì. E noi siamo qui anche per far capire a quei signori da che parte stiamo, da che parte sta lo Stato. Questo è importante per me comunicarlo anche con la presenza dello Stato, sì. Qua. Io le vorrei chiedere una cosa. Grazie di essere venuto. Una cosa sola. Prego. Perché a mio fratello e tanti altri lavoratori non è stata riconosciuta la morte sul lavoro? No, ma noi adesso stiamo facendo in Parlamento in questi giorni alcuni interventi normativi proprio su questa tragedia, e tutto quello che non è stato fatto sarà fatto, sia per quanto riguarda la questione delle morti sul lavoro, sia per quanto riguarda gli indennizi e i risarcimenti. Vogliamo cambiare argomento, ci spostiamo alle elezioni regionali. Vediamo che sempre il Premier Di Maio, ridiamo, dice, prospettiva ai giovani dal lavoro e l'ambiente alla crisi industriale, e le trivelle, il leader 5 Stelle spiega il programma di governo del Sara Marcozzi. Inoltre al centro pagina vediamo la foto dell'altro candidato Premier Giovanni Lelini, che dice sceglie l'Aquila per presentare la sua squadra di lavoro. E Marsiglio invita tutti alla sua convention al porto turistico di Pescara. Spostiamo, vediamo sempre i candidati Premier, che le sei risposte dei candidati presidenti è stato il primo faccia a faccia, e spiegano cosa hanno fatto e cosa hanno in programma di fare per il futuro.
Inoltre il mercato immobiliare d'Abruzzo in un anno a Chieti prezzi crollati del 7,6%, seguono l'Aquila meno 6,5%, Teramo 3,3% e Pescara meno 3%, ma la tendenza, dice qui, è in lieve ripresa. Pescara, spostiamo la cronaca di Pescara, shopping e piscina nell'orario di lavoro. Scoperta infermiera assenteista, il giudice le impone 6 mesi di sospensione. Il pubblico ministero aveva chiesto gli arresti domiciliari. Stata scoperta e anche ripresa dalle telecamere. Inoltre, opere pubbliche, il piano da 22 milioni, strade, groviera, nuovi lavori in arrivo, il comune svela il programma di interventi per quest'anno, in elenco anche piste ciclabili e parchi, lunedì il voto in consiglio comunale. Tari e negozianti bocciano gli aumenti, le associazioni di commercianti e artigiani criticano la manovra approvata in consiglio comunale, un'altra stangata, dicono, per la categoria. Raid vandalico, sempre in comune di Pescara, movite telecamere anche in via Piave. Il comune annuncia l'ampliamento della videosorveglianza e una nuova ordinanza per disciplinare gli orari dei locali. Dopo il recente raid vandalico, il comune prende le contromisure per salvaguardare la sicurezza delle persone. Inoltre, bottino di 1.500 euro a Via Croce, bandito solitario col taglierino, rapina la farmacia dello stadio. E il dragaggio del porto via 6.000 metri cubi da giovedì prossimo. Coniugi morti per asfissia. Domani l'addio a Pescara Colli, i funerali si terranno, dice, alle ore 15:30, inoltre le indagini stanno andando avanti di come è avvenuta la tragedia e in merito all'omicidio Neri, Insolia si difende, io e Neri molto amici. La residenza per gli anziani, quella casa di riposo non è a norma. Valentinetti, arcivescovo di Pescara, ripercorre le traversie della fraternità magistrale angolana. La struttura, dice, ha bisogno di lavori urgenti. E a Città Sant'Angelo, sfratto rinviato, i gestori, dice, vogliamo sanare il tutto. Monte Silvano. In merito alla partita che c'è stata della Supercoppa, l'invasore della Supercoppa, che è di Montesilvano, ha rischiato 20 frustate. Il montesilvanese Mario Ferri, famoso per le sue incursioni, era stato arrestato. A salvarlo l'ambasciatore italiano Ariad. È stata la prima invasione social. Spoltore sotterranea, da lunedì sondaggi nell'abitato antico, indagini sismiche al via dal 21 gennaio in piazza Di Marzio, mentre mercoledì sarà chiuso al traffico largo San Giovanni. Qui vediamo infatti dalle foto spoltore sotterranea. Danni alla pavimentazione a Francavilla al Mare, ci spostiamo un altro comune. Danni alla pavimentazione di piazza Sant'Alfonso, Francavilla, mattonelle rotte sul posto dove era montata la pista di ghiaccio. Ieri il sopralluogo del comune, nei prossimi giorni la valutazione della ditta. Cede il ghiaccio, escursionisti nel burrone. A Civitella, a Casanova, paura per un gruppo di amici durante un'arrampicata sul Voltigno. Uno di loro, fratturato, è stato soccorso con l'elicottero. E nel taglio basso, bus vetusti, vertice tra sindaco e TUA. Torre di Passeri, incontro lunedì alle ore 12, saranno presenti genitori e altri sindaci della zona. A Chieti, aziende e banche truffate, 29 gli imputati. Sotto accusa la creazione di imprese fantasma per acquistare merce senza pagare, nei guai anche i fratelli Bellia. Vogliamo
andare avanti, ci spostiamo ad Atessa. Ex Blu Tech, lo sciopero diventa a oltranza. A braccio di ferro nella vertenza operai azienda, Sevel ferma la produzione. Sara Marcozzi, candidato premier del Movimento 5 Stelle, tavolo tecnico a Roma il 24 gennaio. Inoltre, ospizio chiesto il giudizio per sindaco e vice sindaco a Pizzoferrato, accusa a vario titolo di concussione e disturbo delle persone, nei guai anche due tecnici. E a Cupello, come era anche riportato in prima pagina, le tocca il sedere, quarantenne va a processo, accusato di aver palpeggiato una ragazza in un locale pubblico e è stato anche ripreso dalle telecamere. Teramo, Di Matteo deve restare fuori dalla Lega Pro. Frasi sulla camorra, il comitato etico esclude il nuovo socio del Teramo Calcio e convoca Campitelli. Invece, in merito alle acque della Ruzzoreti, tra indagini e allarmismo, la Cognitti, presidente della Ruzzoreti, Alessia Cognitti, garantisco, ci dice, l'acqua è sicura. La Ruzzoreti installa sofisticati macchinari per i controlli in funzione sonde e gasmatografo. Presto arrivano i crostacei. I ladri devastano una villetta. Ci spostiamo adesso a un altro comune, Corropoli. Da rubare trovano solo cibo e una TV, poi tagliano poltrone e spaccano sanitari e rubinetti. 30.000 euro di danni. Comune di Silvi, telecamere per stanare gli incivili, parte la campagna rispetta l'ambiente contro l'abbandono dei rifiuti, il sindaco non lo facciamo per fare cassa, sicuramente per tenere anche la civiltà all'interno di ogni paese. Inoltre, troppe multe al semaforo ed è protesta, l'impianto di Santo Stefano avrebbe il giallo troppo breve, il capo dei vigili però smentisce. Inoltre a Pineto c'è stato il cambio del comandante dei carabinieri e il sindaco Robert Verrocchio consegna la pergamena all'ex comandante Gianni Mincone. Provincia dell'Aquila, museo del sisma per onorare le vittime. 100 fanti, i nostri cari meritano, dice, di essere ricordati come i morti delle Torri Gemelle, del Vajont e delle altre tragedie. Qui vediamo la manifestazione, l'evento che c'è stato proprio in merito a creare questo museo. Invece, sempre all'Aquila, 13enne investita sulle strisce pedonali. La ragazzina ha subito lesioni non gravi agli arti inferiori. Il conducente dell'auto è rimasto sotto shock, dice l'articolo. Sempre all'Aquila, maxi inchiesta, udienza a ottobre. Appalti e mazzette in 24 sotto processo. Il GUP regge l'accusa per gli ex sindaci, amministrazione e tecnici dei comuni marsicani. Prescrizione per Quaglieri e altri 6. Vogliamo adesso spostarci al quotidiano Il Messaggero della regione Abruzzo, quotidiano regionale. Si è parlato anche prima di Rigopiano e scontro tra Movimento 5 Stelle alle urne, chiedo scusa, tra Movimento 5 Stelle e Marco Marsilio. Poi vediamo qui anche nella foto l'altro candidato premier, Giovanni Legnini, che oggi all'Aquila presenterà tutta la sua squadra per le elezioni. Inoltre, ecco, Rigopiano, abbiamo visto e ascoltato anche le interviste dei due vice premier, sì, abbiamo sbagliato, blackout sui soccorsi. Gianluca Tanda riferisce la confessione fatta da un uomo dello Stato al Ministro dell'Interno, la marcia dei familiari delle vittime con Di Maio e Salvini tra commozione e sospetti di passerella. Timbra ed esce. Infermiera sospesa, incassava lo stipendio senza lavorare in ospedale, addetta ai farmaci antiblastici, ha giustificato le assenze, andava a fare shopping o le pulizie di casa, anche in palestra.
con documenti ritenuti falsi. Il GIP, il giudice delle indagini preliminari, l'ha fermata per 6 mesi. In merito al delitto Neri, Ale, un amico del delitto, non so nulla. Junior in soglia, interrogato sul giro di armi e droga, schivate le domande sui possibili collegamenti con l'omicidio Neri. Bocca cucita sulla pistola acquistata in società con la vittima, non sono un violento, il mio è un solo modo di esprimermi, dice Junior in soglia. All'Aquila, decennale e grandi eventi, arriva il super dirigente. Dal giunta ok alla riorganizzazione, istituito un settore nello staff del sindaco. L'idea, dice qui l'articolo, è di attivare una gestione stralcio con mezzi, personale e risorse dedicate. Inoltre, stata la nuova caserma, il governo pronto a cambiare il progetto, dice qui in merito ai vigili del fuoco sulle richieste che gli sono state fatte al governo. Inoltre, sempre all'Aquila, ufficiale Tordera rimane all'ASL. Firmata la proroga del contratto per il direttore generale insieme a quella del collega Flacco, Acchietti e Lanciano. La motivazione è quella di garantire la continuità durante la riqualificazione del settore già avviata, dice qui la motivazione perché gli è stata rinnovata l'incarico. Pubblica illuminazione ad Avezzano, in 24 a processo. Sono amministrazioni comunali, professionisti accusati di reati di corruzione, associazione per delinquere, usura e turbativa d'asta. Le presunte illegittimità commesse in 7 comuni della Marsica, il processo è stato fissato al 10 ottobre. In molti però escono di scena da questo processo. Chiedi lavorava pure nelle cooperative, condannato infermiere dell'ASL. All'azienda sanitaria deve dare 53.000 euro, la procura aveva chiesto il triplo dei soldi. Gli accertamenti partiti dopo l'interpellanza presentata da un consigliere regionale. Pistole e coltello è l'ennesima rapina. A San Salvo, preso di mira il Blue Bar di San Salvo da 4 malviventi armati e con il volto coperto. Razziati anche i gratta e vinci. Dice apri la cassa, il bandito ha detto, e state tutti calmi. Hanno detto i banditi e l'azione repentina ricorda altri recenti casi avvenuti in città. Teramo, ex ospedaletto pericolante, il patrimonio ASL è vecchio, si rischia di paralizzare la viabilità e del centro storico per il rischio crolli. Infatti la crisi edilizia, dice, ha bloccato ogni tentativo di alienazione all'asta dei beni pubblici. Solventi a Roseto, sulla riserva scatta la denuncia di diversi bidoni pieni di liquidi infiammabili e inquinanti sono stati gettati nell'area naturalistica del Borsacchio e dal 2016 si chiede al comune le fototrappole per fermare questi incivili, dice Marco Borgatti, presidente delle guide. Vogliamo adesso anche qui spostarci al quotidiano La Città, prima di passare alle pagine sportive. Il quotidiano La Città della provincia di Teramo, Salvini e Di Maio in passerella a Rigopiano, i due vice premier incontrano i parenti delle vittime nel secondo anniversario della strage. Cambiamo argomento. Altri guai in arrivo sul contributo CAS. La nuova ordinanza di protezione civile preoccupa il sindaco perché rischia di aggravare la burocrazia. La considerazione, dice, anziché semplificare risolvendo i problemi già emersi, si tende a complicare il lavoro per i comuni. Il CAS sarebbe il contributo di autonoma sistemazione che preoccupa il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. Inoltre, andando avanti, vogliamo
spostarci. Bim Fieni è stato silurato da Minosse, dopo Provincia Ruzzo consumata un'altra vendetta nei confronti di Mariani. Cambio dice non c'è due senza tre, la saga interna al PD Teramano non rispetta nemmeno la tregua elettorale e l'iniziativa del candidato premier Giovanni Legnini. Petizione contro gli orari della Delfico per gli studenti, l'orario continuato, dice l'articolo, comprima ancora di più il servizio della biblioteca. Già, dice a riguardo, sono state raccolte 300 firme in pochi giorni. Elezioni regionali, qui vediamo la foto del senatore Gaetano Quagliariello, leader del Movimento Idea, perché è importante che Marsiglio ce la faccia. Parla il senatore Quagliariello del progetto centrista di rinnovamento regionali, dice, in Abruzzo è come il punto di partenza. Caso Di Matteo, convocato Luciano Campitelli, il comitato etico chiede alla Lega la sospensione degli eventi sportivi, ma il Teramo non dovrebbe correre rischi. Qui vediamo la foto di Nicola Di Matteo e Luciano Campitelli. Vediamo sempre spostarci a Teramo, un network per i giovani in cerca di opportunità, inaugurato ieri mattina allo sportello per l'orientamento universitario e al lavoro in piazza Orsini a Teramo. È stato presente anche il sindaco D'Alberto. Inoltre spostiamo anche adesso sulla zona della Val Vibrata. Martin Sicuro, nascondevano 40 grammi di coca sotto il materazzo, coppia in manette, coppia di italiani. Inoltre Sant'Omero, 13 posti letto in più all'ospedale, il presidio di Sant'Omero diventa il secondo per numeri della ASL Teramana. Di Pepe, il Val Vibrata è sempre più al passo con i tempi e dà risposta ai bisogni della popolazione. Inoltre per le regionali vediamo la foto qui di Umberto D'Annunzis di Corropoli, che incontra oggi i cittadini per cogliere segnalazioni e suggerimenti in merito alle prossime elezioni regionali. Alberi rimossi, Martin Sicuro, per questioni di sicurezza. L'ANAS risponde alle accuse ribadendo di avere tutte le autorizzazioni per l'intervento lungo la strada statale 259. Sappiamo che già da diverso tempo le persone e le associazioni del posto hanno chiesto che non vengano abbattuti. Giulianova, riaffidato il servizio degli scuolabus, una sola ditta, la Intercop risponde all'offerta dell'amministrazione giugliese. La ditta individuata gestirà il servizio fino a giugno in attesa della gara ferma alla stazione appaltante. Altri 10 pali cadenti da rimuovere a Roseto, l'assessore Petrini aggiorna i numeri sui lampioni pericolosi. Dice abbiamo preso questa decisione, l'assessore di Roseto, perché anche questi sostegni erano oramai al limite. Qui vediamo nella foto l'assessore con uno dei pali caduti sulla strada di Roseto. Inoltre vogliamo adesso passare alle pagine sportive. Vogliamo riprendere il quotidiano Il Centro della provincia di Pescara, Roma all'esame Torino, Inter all'assalto Sassuolo. E inoltre la serie, sempre sulla Serie A, Piatek Milan, fumata bianca in arrivo, incontro fiume tra i rossonevi e il Genova che vuole 40 milioni di euro per il bomber. Pescara, il Pescara riparte domani prima della gara con la Cremonese, al massimo dirigente verrà consegnata una targa per i 10 anni di militanza nel club bianco-azzurro. Il punto tra campo e mercato, Sebastiani, Brugman resta, non rompiamo il giocattolo, dice. Inoltre sempre sul Pescara c'è il nuovo acquisto Bettella, dove dice ho scelto subito il Pescara, in tanti mi hanno cercato, ma solo qui si punta forte sui giovani. E a riguardo vogliamo vedere un servizio. Prego.
Davide Bettella, benvenuto a Pescara. Diciamo che dall'Inter all'Atalanta per la prima volta abbandoni i colori nerazzurri nella tua carriera. Sì, è vero, ero abituato ai colori nerazzurri, però biancazzurro mi è piaciuto subito sin dall'inizio. Il prestito fino al 2020 e una scommessa del Pescara e punta forte su Davide Bettella, ha fatto bene? No, io cercherò di dare sempre il massimo, il mio meglio, e ovviamente sta a me dimostrare il mio valore e quanto valgo in campo con le mie prestazioni. Quindi sta solo a me, io sono contento di essere venuto qua, sono contentissimo, adesso tocca a me, la palla ce l'ho io. Ti inserisci in un reparto dove c'è già Gravione, c'è Campagnaro, c'è Perrotta, insomma c'è tanta esperienza e anche tanta forza fisica. Quali sono le caratteristiche di Davide Bettella? No, io come ho detto prima cercherò sempre di rubare, apprendere il meglio da tutti loro. Io come appunto dicevo mi sento forte sull'anticipo, sul colpo di testa, io devo sempre migliorare proprio perché sono giovane, per diventare uno dei difensori più forti c'è solo bisogno di lavoro e costante e di continuità. A darti una mano probabilmente ci sarà anche una colonia atalantina, soprattutto Meligoni che conosci bene qui a Pescara. No, sì, lui mi ha preso subito sotto sua custodia, diciamo, mi ha subito ospitato a casa sua in questi giorni. È un compagno capitano della nazionale, quindi l'ho sempre visto come un esempio, come una grande promessa, e quindi sia io che lui cercheremo di dare sempre il meglio per poi riuscire a diventare, diciamo, calciatori importanti in futuro. Caldara, Palomino, Mancini, il prossimo sarà Bettella. No, si spera. Io Caldara sfortunatamente non ho avuto la fortuna per giocarci insieme, però è un grandissimo giocatore, come si è visto. Gli altri con cui mi sono allenato quest'anno, come ho detto prima, sono tutti difensori che secondo me sono fuori dal comune perché sono fortissimi. Vogliamo adesso passare alla Serie C, al Teramo Calcio, che questa sera alle 18.30 ci sarà la partita con la San Benedettese, e vogliamo anche qui vedere un servizio con l'intervista a Maurizio. Prego. È tempo di tornare in campo per il Teramo, lo farà al Riviera delle Palme contro la San Benedettese dopo la sosta di campionato. Biancorossi che non avranno il rinforzo atteso per il reparto avanzato, come ormai noto Costantino ha detto di no, si sta cercando di portare a Teramo un attaccante di spessore, ma per la sfida contro i rossoblù, molto sentita da entrambe le tifoserie, ci sarà per il momento Sparacello che farà probabilmente coppia con Zecca, visto anche le condizioni non ottimali di Barbuti. Abbiamo fatto le giuste vacanze perché venivamo da un periodo di grande stress emotivo, di grande carico cognitivo, oltre che fisico, tecnico, tattico, quindi anche un grande sforzo cognitivo, e quindi era giusto recuperare, e credo che domani saremo in campo pronti a dare battaglia, anche perché vogliamo fare il miglior risultato possibile. E quindi questo risultato passa attraverso questa tappa fondamentale che è la partita con la San Benedettese, alla quale ci teniamo molto anche per i nostri tifosi, per la nostra gente, e quindi non ci interessa chi è l'avversario, anche se è la San Benedettese, ma ci interessa quello che facciamo noi domani, come sempre tra l'altro, e quindi vogliamo fare una buona gara per noi stessi e per regalare una soddisfazione ai tifosi. Alla gente di Teramo. Claudio è un giocatore che ha ottime qualità, quindi credo che queste qualità lui non le abbia mai espresse nel corso della sua carriera, e quindi è un giocatore invece che potrebbe fare molto bene, e sono convinto che prima o poi tirerà fuori queste qualità. Io spero che già inizi da domani o nel corso della stagione. Per quanto riguarda il resto della formazione non sembrano esserci molti dubbi, Maurizio dovrebbe confermare Spighi come tutta fascia a destra, sulla scia di quanto visto qui nell'ultima gara prima della sosta contro il Sudtirol, gara vinta dal Teramo, quindi Spighi che dovrebbe vincere il ballottaggio con il rientrante Ventola. Nessun dubbio per il resto del centrocampo, con Giorgi che quindi sembra destinato a partire dalla panchina. Non ci sarà il capitano Ivan Speranza, che sembra anche dalle parole di Maurizio che ne avrà ancora per un po' prima del ritorno in campo. Dall'altra parte, in casa San Benedettese, non ci sarà l'ex Ilari per squalifica. Adesso sono concentrato, anche la squadra, tutti noi, credo anche la dirigenza, tutti siamo concentrati per poter fare una buona gara domani.
quindi il mercato se ne riparlerà magari domenica, lunedì, ma già iniziamo a pensare poi da lunedì, da domenica dopo la partita c'è Limolese, giochiamo in questa settimana 3 volte, poi abbiamo nel corso del tempo dei turni infrasettimanali di Coppa Italia, quindi dobbiamo essere concentrati sull'attività del campo. Vogliamo adesso spostarci alle pagine sportive del quotidiano Il Messaggero. D'Abruzzo, si parla sempre di Pescara. Sebastiani, i miei 10 anni di Pescara, il presidente tra mercato, format e B, società e la ricorrenza di domani del nuovo Delfino. E le pagine sportive del quotidiano Il Centro. La città, si parla di Bartolini, la Serie B, ecco perché ho scelto Bolzan. Il presidente giallorosso ufficializza l'incarico dell'argentino, dice e spiega l'esonero di Nico Stallone. Con quest'ultimo articolo sportivo vogliamo terminare la nostra rassegna stampa che riprenderà lunedì mattina sempre alle ore 8. Vi auguro per il momento una buona giornata, vi ricordo la nostra programmazione che seguirà dopo il mattino 6 e anche i nostri notiziari, quello delle ore 14, delle ore 19 e delle ore 23. Buona giornata.